Ma adesso è il momento di Ufficio Emergenza Debiti. Andiamo con Stefano Fabiani, buongiorno, ben trovato Fabiani. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo appena raccontato la storia di una famiglia fiorentina che è arrivata a perdere addirittura la casa per un investimento fatto, finanziato da un mutuo, l'acquisto di una palazzina, due appartamenti, uno per la famiglia e uno per un'attività di bed and breakfast, poi una famiglia... una malattia che colpisce la madre in famiglia, difficoltà a portare avanti l'attività, la banca che rifiuta una rinegoziazione con la vendita di un immobile, un prolungamento della scadenza del mutuo, e alla fine le banche che si mangiano di fatto la casa e il signore che si ritrova costretto martedì mattina a lasciare la propria abitazione con un futuro incerto. Cose veramente incredibili, Fabiani. Sì, queste ne succedono tantissime. Noi nel nostro percorso di crescita siamo riusciti a fermare alcune di queste azioni, però purtroppo il problema nasce ed è grave ed irrimediabile quando le persone ci contattano nei giorni prossimi a un'udienza giudiziaria. Qualcosina si riesce a fare, ma non si può intervenire in modo completo come se si intervenisse all'inizio dell'azione legale fatta dall'istituto bancario. Quindi qual è il momento in cui bisogna rivolgersi a un esperto, insomma in vostro caso a Ufficio Emergenza Debiti, che ricordiamo presente anche a Firenze, poi tutte le informazioni sul sito ufficioemergenzadebiti.it? Certamente, l'ideale sarebbe quando uno si rende conto di non poter più onorare le rate di un mutuo, il rientro di un fido, un qualsiasi tipo di prodotto finanziario che ci si rende conto che non si riesce più a onorarlo e magari si stanno pagando degli interessi di mora che sono anche illegittimi, che sono gravi perché magari vanno oltre il limite consentito da Banca d'Italia, quindi rientra nel reato penale che è l'usura. Ecco, l'ideale sarebbe questo. Poi comunque noi prendiamo anche clienti, non li abbandoniamo assolutamente, prendiamo anche clienti che hanno una situazione avanzata, perché ci sono dei rimedi per ostacolare l'azione delle banche e spesso si riesce anche a spuntarla. Ecco, prendiamo pratiche anche a stato avanzato, prendiamo pratiche lavorate male di altri professionisti che non hanno nulla a che fare col diritto bancario purtroppo, ma prendono delle pratiche e le gestiscono come avventure, e questo noi lo segnaliamo, lo condanniamo, perché fare questa professione non solo serve sacrificio e competenza, ma serve dedizione, aggiornamento, saper dimostrare l'anomalia, no? che si riscontrerà poi con il CTU in tribunale. Quindi va fatta una lavorazione che è un team di avvocati, professionisti e consulenti. Questo team in sinergia riesce a garantire un servizio che è di utilità spaventosa oggi in Italia. Ecco, tra l'altro c'è anche, per esempio, altra situazione, sempre il signor Erminio, la banca gli chiede di rientrare dal fido in 10 giorni, un fido di 50.000 euro. E come fa un'altra? 50.000 euro in 10 giorni, 20 giorni, ora non ricordo esattamente. Anche in questo caso è il momento di rivolgersi a un esperto. Subito. Non solo quando la banca vi chiede di rientrare, ma quando pensate di non poter sanare più un fido, ma anche se pensate di sanarlo, però volete controllare le spese giuste che vi hanno applicato, l'interesse reale che vi ha applicato e l'importo da restituire, perché nel fido bancario vi garantisco che c'è sempre qualcosa da restituire al cliente, perché i conteggi fatti da loro non corrispondono poi con quelli che sono legali, c'è sempre anatocismo. Ci sono sempre commissioni che non erano scritte nei contratti di fido e quindi c'è sempre da recuperare delle somme che sono di un'utilità oggi per le famiglie incredibile. Ecco. Senta Fabiani, stamane abbiamo raccontato anche storie personali, non so se lei, ovviamente omettendo i riferimenti personali, ha storie che diciamo nel suo lavoro le hanno portato maggiore soddisfazione, perché poi si è arrivate magari a un lieto fine, a ottenere qualcosa, o perché l'hanno particolarmente colpita per la gravità di quelli che erano stati anche i comportamenti messi in atto? Uno in Sicilia che mi viene in mente, sono tante le operazioni per carità. Perché ricordiamo, voi lavorate su tutta Italia, lo ricordiamo, sì, perché magari alcuni ascoltatori hanno seguito le altre puntate.
lavoriamo tantissimo in tutta Italia, io personalmente sono pieno di impegni, infatti vedi oggi non riesco a stare in studio, anche se siamo vicinissimi a 30 km, ma non riesco. Quello che mi viene in mente, Francesco, è una famiglia della Sicilia che è stata abbandonata da tutte le istituzioni, che è stata abbandonata da associazioni prestigiose in Italia che fanno questo tipo di professione, chiedendo parcelle anche fino a 10.000 euro. Noi abbiamo tutto tracciato questa situazione, abbiamo preso il cliente con pochissimi soldi, siamo riusciti a fare un'opposizione a un'asta legale della casa e abbiamo scoperto che ci sono anomalie anche nel contratto di mutuo gravi, nell'atto della compravendita gravi, tanto è vero che è stato indagato anche il notaio che si è occupato di fare il contratto. Ah, anche il notaio. Quindi... siamo riusciti a far fermare quest'asta e ad annullare il contratto di mutuo. Immagina tu come che pubblicità che abbiamo avuto in Sicilia, io sono stato da poco, lì ritornerò a gennaio per fare un convegno approfittando di questa sentenza che uscirà, che sarà ufficiale a gennaio, si spera, e con l'occasione farò un convegno a Palermo e si parlerà proprio di questo. Poi un'altra di pochi giorni fa, parliamo del Friuli, un mutuo di 170.000, una casa che ne vale 280, la famiglia ha perso lavoro sia lui che lei. Siamo riusciti a ostacolare la banca in modo legale, giustamente perché ci sono anomalie gravi nei contratti, e quindi siamo riusciti ad accordarci per 120.000 euro di chiusura, ma è una casa che ne vale 270-280. La coppia volevano comunque vendere la casa perché per loro era grande e non ce la volevano più permettere, quindi usciranno con una bella somma di denaro che gli permetterà di ricominciare una vita nuova. Ecco, questo è stato anche una pratica impossibile, ti dico, sulla carta impossibile. Perché poi parliamoci chiaro, quando ci va di mezzo la casa o un'attività, poi sono veramente colpi difficili anche per le persone. Cioè, i clienti vanno consolati, vanno assistiti anche in modo amichevole, non solo professionalmente o tecnicamente per quello che riguarda le anomalie, ma va dato un sostegno morale, quello che facciamo noi, tutti i miei dipendenti, collaboratori. È un team importantissimo e spero tanto, come sembrerebbe che stanno discutendo, che emergenza debiti diventi un servizio pubblico, perché deve diventarlo per tutte le famiglie in difficoltà e gli imprenditori che purtroppo ci hanno lasciato a causa di queste motivazioni, che garantisco si risolvono con pazienza e con competenza. Le persone devono avere fiducia e non disperare, perché si risolvono questi problemi. Senta Fabiana, l'attimo iniziale, quando uno magari si accorda con la banca per un mutuo, ci sono delle indicazioni da dare per poter partire comunque con il piede giusto, per poter evitare situazioni di abusi, di soprusi da parte dell'istituto di credito? Se parliamo di ricercare un mutuo per un acquisto, quindi non avere ancora il contratto bancario, oggi come oggi, grazie anche al nostro operato, le banche si sono un po' hanno capito che stavano sbagliando, quindi hanno cambiato le condizioni contrattuali, oggi ci sono contratti che sono regolari, diciamo. Poi che li rispettino le banche è da verificare sempre, e si verifica quando fanno pagare delle spese. Quindi il problema non è nel contratto di partenza, ma nella prassi poi eseguita, che potrebbe in realtà uscire dal perimetro del contratto. Certamente, perché poi se qualcuno ha una difficoltà, se un'azienda o una famiglia in questo caso ha una difficoltà nell'onorare le rate, ritarda alcune rate. Quel ritardo permette all'istituto di applicare un tasso di mora per il ritardo. Allora, nel contratto scrivono una condizione, poi nei fatti bisogna vedere se questa condizione la rispettano, e noi verifichiamo proprio questo. Quando facciamo una verifica preliminare di un contratto di mutuo, non ci basiamo solo sulle condizioni contrattuali, perché potrebbero essere giuste, quindi diciamo il contratto non è usuraio, però vogliamo verificare le rate pagate in ritardo, perché è proprio lì che andiamo a riscontrare spesso delle spese di mora che generano usura, nonostante il contratto abbia delle clausole contrattuali che non lo generano. Quindi fatto un controllo completo. Ma per l'usura fare a volte emerge proprio sulle penali che si fanno sul mancato pagamento delle rate. Sì, ma Francesco, le applicano anche se nel contratto scrivono che non le applicherebbero. È questo. Questo è il punto. Sempre il controllo sull'oggetto dell'operazione che è stata effettuata. Sempre va fatto questo.
Ma l'assicurazione che affianca il mutuo a che serve? Cioè a coprire qualche rata dovrebbe servire nel caso di scoperto. Io voglio essere cattivo, voglio rispondere in modo cattivo. Sì. Allora, l'assicurazione serve per far intascare il 25% della polizza all'istituto bancario che lei mette. Ah, perché la serve. Banca ti consiglia. Questa è l'utilità del mutuo, a suo avviso, Fabiani. Va bene. Allora, Fabiani, sono 9:57 minuti. Tempo per ricordare il sito www.ufficioemergenziadebiti.it, dove trovate i contatti, il numero verde 848 2060. Se volete insomma la possibilità di un appuntamento, potete chiamare appunto il numero verde e troverete chi vi ascolta. E noi torneremo giovedì prossimo con lei, con Marco Lanzellotto qui nei nostri studi. Per il momento è tutto, grazie a Stefano Fabiani che è stato con noi.